bentornati alla nostra rubrica Dalla Terra alla Padella. Sono in compagnia di Patron Chef Anthony Marra e l'Executive Chef Franco Di Dio e ci troviamo a Castellana Grotte in Puglia al ristorante Bistrò di Anthony Marra. Anthony, cosa hai preparato per noi? Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. La ricetta che andremo a proporvi oggi è un risotto ai frutti di mare. Gli ingredienti per questo nostro piatto saranno del riso Carnaroli, dell'olio extravergine di oliva monocultivar Leccino, delle cozze, seppie, mazzancolle, gamberi bianchi e calamaro. Per quanto riguarda i nostri ortaggi, invece, andremo ad usare dello scalogno, del sedano, una carota, della cipolla, del pomodoro, della patata e infine gambi di prezzemolo. La prima cosa che andremo a fare saranno i nostri brodi. Quindi andremo a fare innanzitutto un brodo vegetale e una bisque di crostacei. Per il nostro brodo vegetale servirà la carota, il sedano, la cipolla, un pezzetto di scalogno, qualche gambo di prezzemolo e della patata. Prenderemo i nostri ortaggi e li faremo a dadolata molto grossolana. Franco, possiamo procedere con il taglio delle verdure. Prendiamo il nostro sedano. In questo modo, ovviamente, tutti gli ortaggi sono stati mondati per bene. Mondare significa che hanno subito più lavaggi, quindi è importante fare questo tipo di operazione. Come vedete è un taglio grossolano. Perché facciamo un taglio grossolano? Perché dato che comunque il brodo è una cottura prolungata nel tempo, ci servirà un taglio grossolano da permettere alle nostre verdure di cuocere tranquillamente e di non bruciarle nella fase della cottura. Quindi prendiamo anche il nostro pomodoro, lo facciamo in quattro, in questo modo qui, in sei. Poi divertitevi voi, lo potete fare anche a metà, mo non è che dobbiamo, noi siamo abituati a dei tagli regolari, quindi però a casa non vi state a creare il problema. Franco, sbaglio un po', se no le persone a casa dicono, mo chi deve fare tutti questi tagli? Quindi mo lo facciamo sbagliare, così vedete che il risultato è ottimo nello stesso modo. Prepariamo il nostro fondo della casseruola con un filo d'olio. Ecco, questo è una cosa che generalmente è un po' diversa dai brodi fatti in maniera regolare, perché generalmente viene presa dell'acqua fredda, messa in una pentola, aggiunte le verdure dentro e fatto cuocere. Io invece, a mio gusto, ed è una cosa soggettiva e la sottolineo, cosa faccio fare? Li faccio dare una stufatura leggera alle nostre verdure in maniera tale che arricchiscono ancora di più il nostro brodo. Una volta fatto una leggera stufatura, mi raccomando, non soffriggete, stufate. Per stufare, olio leggermente caldo, subito i nostri ortaggi all'interno. Li facciamo appassire leggermente con una fiamma moderata, quindi una fiamma bassa, non molto alta, in questo modo qua. Una volta che i nostri ortaggi saranno appassiti, procederemo all'immissione di acqua rigorosamente fredda all'interno. Mi raccomando, se doveste fare un brodo in metodo tradizionale, non utilizzate l'acqua calda per andare più veloci, perché in quel caso farete un bollito e non più un brodo. Quindi, come vi dico sempre a chi ci segue, la cucina ha bisogno dei tempi, ha bisogno di coccole, ha bisogno d'amore. Dedicategli questi ingredienti e vedrete che il risultato verrà sicuramente ottimale. La cucina ricambierà le dediche che gli avete fatto finora. Possiamo abbassare ancora di più la fiamma, come vi faccio sentire un po' il rumore. Così da casa potete anche con l'udito regolarvi, non deve essere molto intenso, leggero leggero. Una volta
che gli ortaggi iniziano a sprigionare il loro profumo, peccato che ancora non ci sia attrezzato per farvelo arrivare a casa, chi ci segue, possiamo aggiungere il nostro liquido. Franco, prendiamo l'acqua. Ora, parentesi, dilemma. Quando brodo, chef, tutti i clienti miei quando assaggio, chef, ma io devo fare un brodo, quanto brodo serve per cuocere un brodo? Esistono delle unità di misura, delle linee guide, però io ora ve le dico. Poi la cosa cambia in base alla temperatura, in base al tipo di riso che si va a, diciamo, utilizzare, in base alle caratteristiche organolettiche del riso che si va a utilizzare, in base anche al tipo di pentolame che noi utilizziamo. Se andiamo con un alluminio, la cottura sarà in un modo diverso, quindi è molto più violenta e quindi ci vorrà magari un po' di brodo in più. Se andiamo con l'acciaio inox a casa, dove abbiamo un centimetro di spessore sul fondo, sicuramente ce ne vorrà un po' di meno, perché non è molto violenta la cottura. Quindi, però, non vi preoccupate, generalmente sono su 100 grammi di riso dovete andare con 350 grammi di liquido. Grammo in più, grammo meno, non muore nessuno. Ora, come potete vedere, nella stufatura il nostro pomodoro, la nostra carota, cosa ha fatto? Ha rilasciato già i colori, vedete? Colori, e quei colori sono sintomo anche di sapore. Quindi noi già stiamo avviando il nostro brodo alla cottura. Cosa bisogna fare con il brodo? Aspettare l'ebollizione. Dal momento in cui raggiunge l'ebollizione dobbiamo abbassare la fiamma e portare la cottura ad almeno 2 ore, 2 ore e mezza, per avere un capolavoro, che poi sta un'ora, 1 ora e mezza, caricate un po' di più a verdure, prendetevi un po' di sapore in più. L'importante, come segnale guida, è che il brodo perlomeno dimezzi la sua, diciamo, il suo volume di liquido. Ora, passiamo invece alla bisque di crostacei. Per fare la bisque cosa ci servirà? Sicuramente, come nel brodo, i nostri ortaggi base: sedano, carota, cipolla, un po' di scalogno, un pomodoro e dei gambi di prezzemolo. Procediamo al taglio dei nostri ortaggi, Franco. Ecco, vedete, è cambiato un po' la tecnica del taglio. Perché è cambiata? Ovviamente in cucina tutto ha un senso, non è che ci si alza la mattina, oggi mi va così, domani mi gira così, no. Tutto è calcolato e si cerca di dare sempre il massimo nelle nostre preparazioni. Quindi, perché il nostro taglio è cambiato? Perché la cottura della bisque avrà una stufatura iniziale molto più prolungata, e questi ortaggi, a differenza nel brodo, verranno poi frullati in seguito insieme alla bisque, e quindi già si andrà a creare nel nostro composto liquido già una sorta di cremina. E ora vi farò vedere quello che accade non appena inizieremo a fare il nostro processo di stufatura. Ora, tagliate le nostre verdure, procediamo per la nostra stufatura. Quindi un filo d'olio extravergine, non esagerate molto nei brodi con l'olio, perché sennò poi, se è troppo, sale a galla, fa la patina, un filo. Siate eleganti con i grassi. Quindi facciamo riscaldare un pochino l'olio, prepariamo le nostre verdure tagliate da Franco. Vai Franco, possiamo procedere. Abbassiamo subito la fiamma all'entrata delle verdure. Quindi, ecco qui, le nostre verdure hanno raggiunto la loro destinazione. Facciamo stufare per bene il nostro composto e ci aggiungiamo, mi raccomando,
dei gambi di prezzemolo, non tantissimo, però è importante, è uno sprint in più che ci sta bene. Ora, sul prezzemolo, potremmo aprire una parentesi e non finire mai. Sicuramente le signore che stanno a casa, magari qualcuno non lo potrà mangiare perché magari ha un piccolo problemino, rientra nelle erbe velenose, quindi dobbiamo usarlo con cautela. La cosa importante però riguardante il prezzemolo è quella che quando si prende il prezzemolo bisogna lavarlo per bene, lo si lega e lo mettiamo a testa in giù in una brocca. Lo appendiamo in frigo, lo mettiamo in un bicchiere, dipende dalla quantità, e lo lasciamo asciugare per almeno 24 ore. Questo a cosa serve? Servirà che la linfa contenuta nel gambo raggiunge la foglia, e quindi quando noi andremo a tritare la foglia del nostro prezzemolo avrà un odore abbastanza importante. I gambi, che invece a loro volta hanno tra virgolette perso un po' della loro, diciamo, caratteristica, verranno utilizzati per i brodi perché non sono molto invasivi e quindi ci permetteranno di darci un buon profumo ma non di prevalicare nessun altro tipo di ingrediente. Come vedete la nostra stufatura sta andando, vedete l'olio se lo è assorbito, se lo sono assorbiti i nostri ortaggi. Continuiamo con la stufatura in questo modo. E cosa andremo a fare ora? Ci aggiungiamo i nostri gamberi bianchi. Vai Franco. Ce li aggiungiamo all'interno. Il nostro gambero non deve andare a contatto diretto con la padella o con la casseruola in questo caso. Devono avere questo manto protettivo di ortaggi che andrà a coccolarli sia dal punto di vista del sapore, della sapidità, ma anche da un punto di vista che il gambero non scotterà, quindi non si brucerà e avrà un profumo molto molto delicato. Facciamo andare ancora le nostre verdure e ci prepariamo a sfumare con un secco. Io generalmente quando parliamo di crostacei utilizzo sempre un brandy, però c'è chi sfuma col prosecco, c'è chi sfuma con un vino bianco secco, poi questa è una questione di opinioni, di teorie, ognuno di noi ha la sua, e la cucina fatta da professionisti è bella per quello, perché non c'è concorrenza, sono tante menti da scoprire, quello che fa Anthony, quello che fa Franco, quello che fa... E la cosa bella, Franco, permettimi di dirlo, visto che ormai ci seguono e ci stanno conoscendo, la cosa bella è quando due generazioni si incontrano e con due menti a loro modo si confrontano e danno vita a delle ricette dove c'è tradizione, innovazione, tecniche nuove, gusto, esperienza... È bello parlare tra professionisti, tra colleghi, è una cosa bella, questo ci tenevo a dirlo per Franco, che sono orgoglioso di averlo nella mia brigata e mi fa molto piacere collaborare con lui per quanto riguarda la creazione delle mie pazzie, perché purtroppo io sono un pazzo lasciato allo stato brado, questo bisogna dirlo, che ogni giorno si alza con un piccio diverso e vabbè, Franco mi supporta e sopporta in questo cammino. Detto questo, sfumiamo col brandy, Franco. Come vedete, Franco, fai vedere l'appassimento delle verdure in modo che la gente capisca. Vedete, c'è già un profumo che vi vorrei con me in cucina tutti quanti per farvelo sentire. Sfumiamo con un goccino leggerissimo, non eccedete neanche in questo. Va bene così? Non farò fare fiamme, perché il discorso del flambé o della fiamma è vero che ha importanza perché fa evaporare la parte alcolica, ma dato che noi stiamo stufando, quindi
andremo ancora a tenere la nostra stufatura in cottura, automaticamente col tempo, raggiunto una certa gradazione, le particelle alcoliche comunque evaporeranno lo stesso. Quindi non facciamo tante fiamme, sennò poi quando devono pulire la cappa le signore me le sento io. Ora procediamo con questa cosa qui, e ve l'ho tenuta nascosta. Andremo ad aggiungere non dell'acqua inizialmente, ma del ghiaccio. Andiamo franco. Perché aggiungiamo il ghiaccio? Ora direi questo qua inizia a dare. No, sono ancora integro. Aggiungiamo il ghiaccio perché il crostaceo, cosa succede? Quando si rilassa, caccia via tutti i suoi succhi. Però non è una questione di rilassamento. Questo rilassamento, chiamato grezzamento, il crostaceo si rilassa, non è altro che la fase di abbattimento termico. Quindi noi, per dare uno sprint immediato al nostro abbattimento termico, ci aggiungiamo subito del ghiaccio. Riportiamo il nostro stufato a una temperatura quasi iniziale, automaticamente ripartirà la cottura del nostro brodo, gli ortaggi prenderanno ancora più potere e quindi quello che magari noi faremo in 3 ore con l'intrusione del ghiaccio all'interno lo porteremo a, non dico la metà, ma quasi. Questa è una cosa che io ho sperimentato nella mia cucina, ve la riporto come consiglio, se la volete applicare sono molto contento, o se lo volete confrontare meglio ancora. Come vedete, Franco fa vedere la reazione del ghiaccio nella nostra stufatura di ortaggi e gamberi bianchi, vedete già il colore. A questo punto, che il nostro stufato è tornato a una temperatura di circa 45-50 gradi, mettendo il ghiaccio, andremo a continuare il nostro volume d'acqua con dell'acqua fredda, in questo modo qua. Perfetto. La nostra bisque, per diventare un prodotto ottimale, un brodo ottimale, deve almeno diventare la metà. Prima non se ne parla proprio, non ci sono patti, non si scende a compromessi, qua dovete aspettare. Ora andiamo avanti con la preparazione del nostro condimento. Quindi prendiamo il nostro calamaro, lo faremo a filanger. Questa è la nostra testolina, quanto è bella quella fritta, un capolavoro, io mangio solo qua. Poi ovviamente il calamaro va pulito per bene, eviscerato, tolta la cartilagine all'interno, e in questo modo, Frank, giralo a testa in giù che ti viene meglio, lo so che tu non ti arrendi mai. Piano per voi a casa prendete le forbici, tanto lo so che non lo farete mai così, è inutile che ne parliamo. Io ho mia madre che sono 15 anni che tento di fargli prendere un tagliere, ancora puliamo le patate, vabbè. Purtroppo succede. Ora, una volta fatti i nostri calamari a filanger, prendiamo le nostre mazzancolle. Come ben sapete, la mazzancolla va tagliata sulla parte dorsale, va tolto il budello dentro, perché uovo di Pasqua con la sorpresa non ne vogliamo nel gambero, quindi vanno puliti in maniera accurata, mi raccomando. Vedete? In questo modo qua. Una volta passati alla pulizia, li andremo a pulire. Puliamoli, Franco, portiamoli a frutto. Sì, facciamo vedere. Togliamo la testolina. Semplice, semplice, andiamo a togliere la nostra, ve lo dico in dialetto così si capisce, la buccia. Poi che si chiami in un modo tecnico, non lo sto neanche a dire, di questo qua, quello chiama così e quello così, diventa incomprensibile. Quindi lo andiamo a pulire semplicemente. E successivamente alle mazzancolle andremo a prendere le seppie e a fare un taglio anch'esse a filanger. Ora,
Lo introduco prima di iniziarlo. Per me i soffritti vanno fatti separatamente. Perché questo? Lo so che magari ci possa volere un po' più di tempo, una padellina in più da pulire, eccetera, eccetera. Però vi garantisco che ogni prodotto ha bisogno di una tempistica tutta sua e delle potenze anche di fuoco differenti. Quindi il mio consiglio, quando avete magari degli ospiti, volete fare un figurone, o perché a volte dici perché no, vado in un ristorante e quel cibo è così, io quando lo faccio a casa non è la stessa cosa. Questa è una domanda che in tanti si fanno, in tanti mi fanno, di chef, ma perché a te viene così e a casa non viene così? Eppure io gli stessi ingredienti. Non è importante solo gli stessi ingredienti, è importante anche quanta cura noi dedichiamo ai nostri ingredienti. Quindi non fatevi pregare, fate i soffritti in modo separato e vedrete che il risultato che otterrete sarà veramente una cosa eccelsa. Proseguiamo con i nostri soffritti. Quindi prendiamo una padella, vai Franco, un bel padellino. Ci mettiamo un filo di olio extravergine di oliva, sempre leccino mi raccomando, per il pesce, io preferisco leccino. E una puntina di olio all'aglio, io questo non ve l'ho nominato perché? Perché questo ce lo dovete tenere sempre a casa, perché un pizzico di olio all'aglio, soprattutto quando si va col pesce, serve sempre, è una conserva che vi potete fare tranquillamente, ve la tenete chiusa nel boccaccino, quando vi serve, op! Non si vede, gli ospiti non lo trovano, non è sgradevole perché non trovate il pezzettino che magari può essere schiacciato mentre si sta mangiando un preparato fatto. E quindi è consigliabile, almeno io utilizzo, fare questo tipo di preparazione. Ora facciamo, ecco, in questo modo, vedete, sentite il suono. Bello vivace deve essere. Ci andiamo ad aggiungere, per prima abbiamo aggiunto la filangère di seppie e calamari, in questo modo qua li facciamo dare una scottata leggera, vai Franco con l'altro, vai, proprio una questione di 2-3 minuti, perché il pesce senza sangue ha bisogno di cotture violente, non ha bisogno di stufato, sennò poi perde la sua croccantezza, perde quella cosa che quando lo andiamo a mordere, cram, lì esplodono i succhi, i sapori, gli odori. Quindi è importante questa cosa. Arrivato a questo punto, prendiamo un contenitore. Il procedimento, il soffritto per quanto riguarda questi due prodotti è giunto al termine. Ora versiamo tutto nella, esatto, in questo modo qua. A questo punto io gli vado ad aggiungere un altro filino di olio, un pizzico di sale e un pizzichino di pepe. Filino d'olio. Leggero, leggero, leggero. Andremo a mettere della pellicola ora, perché il calore continuerà a cottura. E sempre a questo punto io prendo un cerro così. E basta, è buono Franco. Ma buono. Io amo il pesce, eh? Buonissimo. Allora, prendiamo quindi i nostri gamberi che abbiamo battuto, li andiamo a condire con un pizzico di pepe, un pizzico di sale, un leggero filo d'olio extravergine e li andiamo a dare una bella mescolata. Stop. Vedrete che nella preparazione, poi nella cottura del risotto, questi gamberi verranno messi nel momento in cui andremo in mantecazione del nostro risotto, in modo tale che al calore cuoceranno ma non diventeranno gommosi. Procediamo ora con un'altra nota di gusto, la cozza. Io sono originario della provincia di Taranto, quindi ahimè fedele alla mia terra. Questa è una cozza adriatica, però non è una tarantina, ci tengo a specificarlo.
cosa andremo a fare? Allora, per quanto riguarda le preparazioni con lo spaghetto allo scoglio o il risotto al frutto di mare, come in questo modo, per me è legge che la cozza deve essere portata a frutto. Non è una questione di opinione. La cozza va pulita a frutto, va portata in cottura. Non facciamo che apriamo le cozze e poi prendiamo il frutto, perché quell'acquetta miracolosa che voi vedete dentro la nostra cocotte, nella nostra terrina, darà quel valore aggiunto al nostro soffritto. Quindi andremo con un filo di olio extravergine di oliva, una puntina leggerissima di olio all'aglio, sì, basta così, faremo raggiungere una media temperatura e andremo a versare le nostre cozze. Vi sarete chiesti come mai in un risotto ai frutti di mare non c'è un classico fumetto di pesce. Cos'è un fumetto di pesce? Un fumetto di pesce non è altro che un altro brodo fatto con le lische di orata o di branzino portate a ebollizione e quant'altro. Ora, io non vado a fare questo fumetto perché la sapidità del mare me la dà il liquido della cozza messa a crudo all'interno del nostro preparato. Quindi la faremo stare qualche minuto, giusto che la cozza possa rilasciare ancor più i suoi succhi, e finisce qua. Voi vedrete, provando questa ricetta a casa, il risultato di questi piccoli accorgimenti, come vi porteranno a fare un piatto veramente molto molto gustoso e ricco di profumi che inebrierà la vostra cucina, se non anche la sala, la cucina e anche il cucinino. Ora ci fermiamo. Abbiamo in questo modo raggiunto la fase della cottura, perché tutti i soffritti sono stati eseguiti. Ricapitolando per chi vuole un ripasso al volo: soffritto di seppia e calamaro, padella, olio bello caldo, bello bollente, una scottata per 2 minuti, poi va messo in un recipiente, condito con un filo d'olio, un pizzico di pepe, un pizzico di sale, della pellicola, in modo tale da continuare la cottura e quindi da dare un po' di morbidezza all'interno del nostro prodotto, ma non va a togliere la tenacia quando lo andiamo a mordere. Il gambero non viene soffritto, ma viene fatto un battuto con un coltello e condito sempre con un pizzico di sale, dell'olio e un pizzico di pepe. È lasciato lì mescolato, verrà aggiunto nella mantecazione finale del nostro risotto, e la cozza pulita portata a frutto con un soffritto leggero di olio extravergine, una puntina di olio aglianico, cioè olio aromatizzato all'aglio, e cozze. Finito questo, i nostri brodi ora saranno pronti e procederemo con il mix di brodi, i frullati e poi la cottura del nostro risotto. Passato il tempo previsto, prendiamo i nostri brodi. Quindi, questa è la nostra bisque. Cosa andremo a fare ora? Prenderemo un nostro mestolo, lo travaseremo in una brocca, in questo modo, vedete, con i nostri gamberi, i nostri ortaggi. Non vi spaventate, dici, ma c'è la testa, non vi preoccupate che c'è la testa, perché dopo il brodo verrà filtrato per bene con uno chinoise, un colino a maglia fina, e quindi tutte le impurità ci resteranno nel nostro chinoise, nel nostro colino. Vai Franco, in questo modo. Vedete, se voi vi ricordate o rivedete la ricetta, il liquido, quanto ne abbiamo messo all'inizio, quanto ne abbiamo raccolto. Ora verrà un brodo che non sarà proprio lento lento lento, ma avrà una consistenza. Prendiamo un mixer a immersione e iniziamo il nostro mixaggio in questo modo.
aggiustiamo anche di sale nel frattempo. Franco, mettiamo una puntina di sale in questo modo qua, non esagerate, Io dico sempre col pesce veramente poco e niente, dobbiamo imparare, dobbiamo educare il nostro palato a degustare in maniera nature, in maniera naturale, quello che il mare, il frutto del mare ci dà e ci vuole trasmettere. Quindi il dolciastro, il sapido, il saporito, è bene che impariamo a mangiare, a gustare in questo modo. Voi pensate che io nel mio ristorante, quando vado a fare la frittura dello scoglio o il pescato del giorno, non viene proprio salata, proprio perché avendo il merluzzetto, avendo il calamaro, avendo la seppia, il polpo e quant'altro, voglio che la gente proprio riesca a distinguere i sapori, quindi le caratteristiche e le proprietà organolettiche, olfattive e gustative del prodotto che si sta lavorando. Procediamo ora con il filtraggio della nostra bisque, vedete, semplicemente in questo modo. Non pigiate, non fate nulla, quello che filtra, filtra, quello che rimane, via. Vedete? Va bene così, Franco? Fai vedere all'interno quello che rimane, così la gente può constatare quello che diciamo, in questo modo. E vedete, d'altro canto, il nostro fumetto sarà parte integrante, protagonista della nostra ricetta. Vedete la densità, che è un po' più solida, un po' più densa di un brodo normale. Per quanto riguarda invece il brodo vegetale, lo prendiamo, li andremo a togliere gli ortaggi cotti all'interno, prendiamo altro colino a maglia stretta, quindi ora andremo a filtrare il nostro brodo, andremo a versare semplicemente il nostro liquido all'interno, in questo modo. Vai Franco, vai, vai, vai. Vedete il taglio delle verdure che vi avevo preannunciato. Come vedete, la nostra zucchina è rimasta, vedete, in forma solida, non è diventata crema, quindi ha comunque una consistenza. Ciò vuol dire che questo ortaggio ci può ancora dare delle proprietà, non è consumato, perché il taglio ci ha permesso di praticamente ottenere questo tipo di brodo e questo tipo di, diciamo, consistenza del nostro ortaggio. Gli ortaggi vengono portati via e ora ci accingiamo a preparare la miscela del nostro brodo. Prepariamo ora la dose del nostro brodo. Da due brodi ora ne otterremo una miscela unica, quindi prendiamo la nostra bisque, Franco. Sì, andiamo con la bisque prima, così è più facile per chi ci segue. Andremo a mettere tutta la nostra bisque. Vai, vai Franco, versalo tutto tranquillamente. Esatto. E andremo a mettere metà del nostro brodo vegetale che abbiamo preparato. Perché questa proporzione? Perché è vero, sì, va bene così. È vero che vogliamo il sapore di ortaggio, di fresco, però è vero anche che il protagonista è il mare. Quindi noi dobbiamo strizzare l'occhio ad accentuare il gusto del mare. Questi saranno più o meno 1,5 litri, 1,8 litri. Noi andremo a cuocere un risotto di una grammatura intorno ai 200 grammi. Ora il nostro brodo prenderà di nuovo il suo bollore. Ad avvenuto bollore verrà abbassata la fiamma e, cosa molto importante, quando si cuoce un risotto il brodo deve essere a temperatura, non dico di bollore, ma bollente, cioè deve sobbollire di continuo, non a bolle giganti, ma sempre pronto
per essere inserito nel chicco del riso e non procurare nessuno shock termico, perché il riso in tal caso potrebbe poi rilasciare una quantità di amido eccessiva. Come potete vedere, il nostro brodo ha raggiunto la temperatura ideale per la cottura del nostro risotto. Ora ci prepariamo già per la prima fase del nostro risotto, la classica tostatura. Cos'è la tostatura? La tostatura non è altro che la cicatrizzazione del nostro chicco di riso per non avere una fuoriuscita elevata di amido. A tal proposito, cosa voglio aggiungere anche? Non è importante solo la tostatura, ma è importante quando andiamo ad acquistare il nostro riso. Ora, io personalmente utilizzo un Carnaroli acquerello. Perché acquerello? La particolarità di questo riso è dovuta sia all'invecchiamento, che parte da minimo un anno sino a raggiungere i 7 anni di invecchiamento. Dopodiché, qual è l'altra particolarità? La cosa importante, il sapore più elevato del nostro riso, qual è? È la gemma che è contenuta all'interno. Quando si va a fare la sbiancatura del riso, questa gemma viene praticamente mandata fuori. Il sapore è lì. Questo acquerello cosa fa? Facendo comunque una sbiancatura brevettata acquerello, cosa fa? Va a reintegrare la nostra gemma all'interno del nostro chicco di riso e ci permette quindi di far cosa? Di avere un riso molto saporito, con le proprietà di un riso integrale, ma nello stesso tempo abbiamo un riso bianco, un Carnaroli, pronto per accogliere il nostro risotto, quindi dà vita a un risotto fantastico, non ha una fuoriuscita eccessiva di amido, quindi non avremo un riso a mappazzone, come si dice, ma avremo un riso sia all'onda, ma con un chicco al dente e soprattutto una cremosità eccezionale. Ve lo posso dire da oggi fino a domani, lo dovrete vedere alla fine della nostra ricetta, tutto quello che io vi sto spiegando, come nel piatto si realizza in forma concreta. Il nostro riso sta tostando, ora voglio farvi sentire a livello audio il suono che deve acquisire il cereale tostato. Vai Franco. Come potete sentire, ha un suono importante, un suono molto elegante, pulito, si sente proprio il cereale secco. Cosa andiamo a fare ora? Una volta tostato, ci andiamo ad aggiungere un mestolo del nostro brodo, giusto uno per dare un po' di liquido al nostro riso e nel dare, insomma, la prima parte di liquido che il nostro riso inizia a tirare, a insaporirsi, a bere. Il riso beve e noi facciamo bere un brodo fatto in maniera ottimale. In seguito all'immersione del primo mestolo di brodo, ci andiamo ad aggiungere il nostro condimento. Partiamo dalla seppia con l'acquetta che ha rilasciato grazie alla pellicola che abbiamo messo. Aggiungiamo, Franco, all'occorrenza un altro mezzo mestolo di brodo, e così, in modo tale che inizi il brodo a coccolare il nostro riso. Quello che vi voglio far vedere, Franco, puoi aggiungere le cozze nel frattempo, quello che vi voglio far notare qual è, vedete, noi come aggiungiamo il nostro mestolo di brodo, essendo anch'esso già a temperatura, parte subito il bollore del riso,
non c'è un abbattimento termico, quindi tutto è uniforme, lineare. Andiamo con ulteriore brodo, Franco. Quindi io parto sempre la prima ondata con 4 mestoli, avendovi dato già delle dritte sulla quantità del liquido che ci servirà per la cottura del nostro risotto. Non avete problemi ad avere paura, ma magari è troppo poco, magari rilassati in cucina. Quando si sta in cucina si sta rilassati, senza pensieri. Beh, tu e io e tu, e ci amiamo per tutta la vita. Il nostro riso, come vedete, inizia la sua cottura. Con la potenza di fuoco che io ho, il mio risotto cuocerà in circa 15 minuti. A casa, già ve lo preannuncio, ci vorranno dai 20 ai 22 minuti. Così, non vi sbagliate neanche su questa cosa. Vi sto coccolando in tutto e per tutto, in maniera tale che ci tengo che dovete riprodurre la mia ricetta, il mio risotto ai frutti di mare a casa vostra e ricordarvi di me. Bene signori, passato il nostro quarto d'ora, stiamo giungendo alla conclusione della cottura del nostro risotto. Come vedete ha già assunto una cremosità molto molto gradevole. Cosa andiamo a fare ora? Spegniamo Franco, ce lo portiamo lì sul pass così possono anche vedere meglio da casa. A questo punto cosa andiamo a fare? Ci aggiungiamo il nostro battuto di gamberi, quello che abbiamo preparato prima. Ci mettiamo un pizzico di pepe, Franco. Un pizzichino di pepe col mare ci sta. Pizzichino di sale, ma leggerissimo. Calcolate che noi i brodi li abbiamo salati proprio in modo impercettibile. È la sapidità di quell'acquetta della cozza che ci darà la sapidità in forma salina. Poi cosa andiamo a fare? Partiamo con la vera e propria mantecazione. Prendiamo 2 cubettini di burro in questo modo qua e iniziamo a saltare. Franco, vai, saltiamo il nostro risotto in maniera tale che nel stemperare, sentite, vedete l'onda, ok, nel stemperare il nostro risotto automaticamente l'amido affiora, lega le nostre salse e ci dà un risotto all'onda, al bacio. Prendiamo il nostro piatto, Franco, ci prepariamo all'impiattamento. Ok, ecco qua. Ok, andiamo con un mestolo e mezzo, non di più. Noi stiamo usando un cucchiaione in questo modo qua. Ok Franco, battiamo il nostro piatto così acquisisce una bella forma come piace a me. Ok, lo guarniamo con le 2 cozze lasciate con la buccia, ci dà anche cromaticità al nostro piatto. E guarniamo, a me piace finire con delle erbettine colorate delle nostre spezie. Quindi mettiamo il nostro fiorellino, un po' qualche fogliettina di portulaca. Benissimo, ci andiamo ad aggiungere, giusto, ma leggero leggero leggero, un filino d'olio, basta così. Signori, il nostro risotto ai frutti di mare è pronto per essere gustato. Spero che vi sia piaciuto e ricordatevi, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!